Buon pomeriggio e ben ritrovati al Prima TG. Andiamo subito con le notizie più importanti di oggi. C'è la tendenza a un'inversione in atto, l'RT tende a non scendere più e dobbiamo avere atteggiamenti previdenti per evitare che l'epidemia riparta durante la campagna vaccinale. Questo è un rischio da scongiurare, sono le parole di Gianni Rezza, il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, che è intervenuto al Forum Risk Management di Arezzo. Nelle scorse settimane ha poi continuato Rezza, abbiamo visto una tendenza positiva, ma ora abbiamo non solo un numero di decessi ancora alto e siamo sopra soglia per i posti occupati in area medica intensiva, non stanno più scendendo l'RT e l'incidenza. Ci vuole prudenza sulla riapertura delle scuole, molto dipenderà dalle dinamiche epidemiche negli specifici territori. La conferenza Stato-Regione ha dato il via libera a piano vaccini e nei primi giorni di gennaio partirà la vaccinazione di massa. Il commissario Arcuri invierà alle regioni una sorta di libretto delle istruzioni per il vaccino e entro la settimana tutte le indicazioni per le procedure di somministrazione. Verranno consegnate al 90% delle richieste di dose avanzate dalle regioni e questo perché è stato stimato che non si vaccinerà il 100% del personale sanitario. La campagna di vaccinazione in Italia partirà con le prime 1.800.000 dosi di vaccino anti-Covid-19 che verranno distribuite da Pfizer e inviate alle regioni, annuncia l'ufficio del commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri. Ed è proprio lui a fare il punto della situazione. Ascoltiamolo. Dobbiamo essere noi a dare l'esempio e dobbiamo capire tutti che c'è bisogno di un ultimo sforzo. Nei prossimi giorni, per una volta, non dobbiamo pensare solo a trascorrere un buon Natale, ma piuttosto impegnarci a vivere un Natale buono. Sembra un paradosso, forse anche un po' forzato, ma a ben vedere non è così. Che cosa significa un Natale buono? Significa avere cura di noi stessi e dei nostri cari, fare tesoro degli insegnamenti che questa tragedia ci ha consegnato e che ormai fanno parte della nostra quotidianità. Significa essere prudenti, essere cauti, essere pazienti ed essere responsabili. E a proposito di coronavirus, sono 18.236 contagi in tutto il territorio nazionale nelle ultime 24 ore, secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile. I tamponi effettuati sono stati più di 185.000. La percentuale di positività ai test del 9,84%, in leggera risalita di quasi un punto, anche più di un punto percentuale rispetto al giorno precedente. Dall'ultimo bollettino si segnalano anche 683 decessi e 27.913 guariti. In Campania scendo, ci sono invece 927 nuovi positivi a Covid-19, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'unità di crisi regionale. I tamponi effettuati sono stati 15.130 per una percentuale di positività ai test che è del 6,12%, perfettamente in linea con gli ultimi giorni. Quindi in Campania la situazione si sta quasi risolvendo. C'è stata anche una nuova impennata di guariti con ben 2.530 nell'ultima 24 ore, ma altri 48 decessi. Per quanto riguarda le terapie intensive sono 119 i posti letto occupati su 656 disponibili, mentre per i reparti Covid sono 1.656 i posti letto occupati su 3.160 disponibili. E a proposito di coronavirus, sono praticamente esauriti i biglietti oggi per i Frecciarossa da Milano a Napoli e sul sito di Trenitalia restano pochissimi posti anche per domani e domenica. I treni viaggiano comunque al 50% di capienza per rispettare le norme anti-Covid e il numero dei convogli è del 30% inferiore rispetto a quelli che viaggiavano prima dell'epidemia. La situazione in stazione è comunque estremamente tranquilla, al momento senza file con poche persone. In stazione centrale a Milano diversi sono stati i viaggiatori che transitano per raggiungere gli aeroporti. È morto il killer dei treni, Donato Bilancia, autore di ben 17 omicidi tra il 97 e il 98, effettuati tra Liguria e Piemonte. Bilancia era noto per la sua totale casualità e per l'efferatezza dei suoi delitti. Stava scontando 13 ergastoli nel carcere Due Palazzi di Padova. Venne arrestato nel 1998 quando la polizia riconobbe l'auto usata per molti dei suoi spostamenti, complice le innumerevoli segnalazioni per il mancato pedaggio del casello autostradale. Negli ultimi anni aveva conseguito diploma e laurea in carcere, aveva anche ottenuto in passato un permesso per visitare la tomba dei suoi genitori, altri gli erano stati
negati perché era considerato ancora estremamente pericoloso e deceduto dopo aver contratto il coronavirus. Sono stati effettuati due arresti nel corso della notte dell'Ercolano, nel corso di un blitz dei carabinieri di Torre del Greco, che hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 53enne e di un 27enne, entrambi residenti ad Ercolano e responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'operazione, in cui sono state perquisite altre quattro abitazioni, sono stati rinvenuti anche 182 grammi di hashish e 38 dosi di cocaina nascosti in alcuni anfratti nei pressi delle case, dove inoltre sono state sequestrate anche 6 telefoni cellulari in possesso dei vari indagati. Tutti gli arrestati sono stati condotti al carcere di Napoli Poggio Reale, dove nelle prossime ore saranno interrogati dal giudice del Tribunale di Napoli. E sempre parlando di droga, arrestato stamattina a Ischia un 50enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dei carabinieri della compagnia locale. L'uomo aveva 1 chilo di hashish suddiviso in 10 panetti, 750 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Le dose erano già confezionate e già pronte per essere vendute in occasione delle festività natalizie, opportunatamente nascoste all'interno della cuccia del cane in giardino. Il 50enne incensurato è stato prelevato dalla sua abitazione e condotto al carcere di Poggio Reale in attesa del processo. Ritornando al tema coronavirus, sono 131 i nuovi casi di positività nella provincia di Caserta, a fonte di più di 2.200 tamponi effettuati, per una percentuale di positività ai test del 5,76%, quasi 2,5 punti inferiori rispetto al giorno precedente. I nuovi guariti sono 638, ma rimangono alti anche i decessi, ben 6 nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia di decessi nella provincia di Caserta a 351. Le città con il maggior numero di altamente positivo sono Aversa con 473 casi, Marcianise con 462 e Caserta con 358 attualmente positivi. E a proposito di Caserta, il sindaco Carlo Marino ha firmato un'ordinanza concordata nell'ambito del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che prevede una serie di misure volte a contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19. Nello specifico, l'ordinanza sindacale prevede fino a 6 gennaio è vietato il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico. Nei giorni 19 e 20 dicembre 2020, dalle 11 alle 22, all'integrazione dei divieti già previsti dai vari DPCM, il divieto per più di 3 persone esclusi, familiari e conviventi, di stazionamento ed assembramento, fatto salve code per garantire gli accessi contingentati negli esercizi commerciali in tutto il territorio comunale. Nei giorni 19 e 20 dicembre, su tutto il territorio comunale, all'integrazione dei divieti già previsti dai DPCM del 3 dicembre 2020 e dalle ordinanze regionali, c'è il divieto di consumazione di alimenti e bevande, esclusa l'acqua, nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, già a concorrere dalle ore 11. Per tutti gli esercizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, c'è il divieto di asporto di bevande, esclusa l'acqua, già a decorrere dalle ore 11. Qualora, con apposito provvedimento del Ministero della Salute della Regione Campania, dovesse essere classificata come area gialla, sarà consentita l'attività di ristorazione, ma solo con servizio al tavolo all'interno dei locali e senza possibilità di servizio all'aperto. Un provvedimento sofferto ma necessario, ha detto il sindaco di Caserta Carlo Marino, che abbiamo definito con il prefetto, il questore e tutto il comitato per l'ordine pubblico, al fine di contenere il contagio e di evitare di disperdere i sacrifici fatti da tutti in questi ultimi mesi. Non possiamo permetterci di vanificare quanto di buono fatto in questo periodo, grazie al senso di responsabilità dei cittadini. Il divieto di assembramento per più di 3 persone è stato disposto intanto per il prossimo fine settimana, ma siamo pronti ad estenderlo, se necessario, anche ai prossimi weekend e ai giorni festivi e prefestivi. Anche le altre città della provincia stanno valutando la possibilità di adottare analoghi provvedimenti. Un litigio in famiglia è finito in sangue, un diverbio tra due fratelli è sfociato in una rissa per la proprietà di un terreno agricolo. Il risultato finale è stata una ferita con un'arma da taglio alla gamba per uno dei due. Quanto accaduto a Santa Maria La Fossa, dove due fratelli poco più che cinquantenni hanno intavolato l'ennesima discussione proprio per l'attribuzione di un terreno che delimita le due proprietà, uno di due ha ferito il fratello a una gamba con un coltello e i familiari hanno allertato subito le forze dell'ordine e il 118. Sul posto
Sono accorsi i carabinieri del nucleo operativo aeromobile di Santa Maria Capua Vetere, in una volante del commissariato di Santa Maria Capua Vetere. Il cinquantenne è stato trasportato presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno con una prognosi di 10 giorni. Si è interrotto in finale il sogno di Salvatore Giuliano Iaricicco di Marcianise, i due componenti del gruppo I Desideri, che fino a ieri erano in gara per il Festival di Sanremo, categoria giovani. Ai due non è riuscito qualificarsi alla fase conclusiva della kermesse canora, colpa forse dei voti troppo bassi ricevuti dalla giuria di qualità che era composta da Luca Barbarossa, Piero Perù e Beatrice Venezzi. Il brano Lo stesso cielo era un monito contro il cyberbullismo, ma la resa non ha soddisfatto i giudici che hanno preferito premiare gli altri sfidanti del duo marcianisano. Unica soddisfazione della serata è stato il premio Team Music, che è andato alla canzone più ascoltata dal 1 al 17 ottobre 2020 tra gli sfidanti della categoria Sanremo Giovani. In questa speciale classifica il primo posto è andato appunto ai Desideri. E chiudiamo con lo sport. Tegola Mertens per il Napoli, uscito dal campo acciaccato al 15° durante la sfida persa contro l'Inter, dove ha messo in fallo il piede sinistro. Il belga ha lasciato il terreno di gioco in lacrime. Gli esami strumentali hanno evidenziato un trauma distorsivo di primo e secondo grado alla caviglia sinistra con intessamento del comparto mediale. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 3 settimane. Mertens ha intanto già iniziato la riabilitazione che proseguirà in Belgio durante il periodo natalizio. Gli azzurri intanto preparano la sfida di domenica contro la Lazio all'Olimpico alle ore 20 e 45. Per Gattuso ci sarà il tridente offensivo con Lozano, Politano e Petagna. E questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima continuerà alle ore 18. Buon proseguimento con la programmazione di Teleprima.